Ok, proseguiamo con dei problemi sempre sulle capacità termiche e ai calori specifici, in cui iniziamo a mettere insieme anche le cose che abbiamo visto prima. Allora, il primo problemino qua in realtà è un problema sulle equazioni, di fatto, però ci insegna a prendere un po' di dimestichezza con queste grandezze. Qua dice che due bottiglie sono fatte dello stesso materiale, ma la massa della seconda, ok, quindi M2, supera del 20% quella della prima, quindi è uguale a M1, okay, più il 20% di M1. Okay. La differenza tra le loro capacità termiche invece è 90 joule su Kelvin, cioè C2 meno C1 è 90 joule su Kelvin. Vogliamo sapere la capacità termica di ciascuna delle due bottiglie, quindi C1 e C2. Allora, qui per farlo bisogna ricordarsi fondamentalmente la definizione di capacità termica, che è il calore specifico per la massa. Lavorando su queste non dovremmo avere problemi. Perché è importante questo esercizio qua? Perché ci ricorda che la capacità termica dipende dalla massa e dal calore specifico. Ciò che ci dà indicazioni sul materiale è proprio il calore specifico, C. Ok? Quindi, visto che sappiamo che sono dello stesso materiale, possiamo lavorare su questo. Ovvero, io so, l'abbiamo detto prima, che M2 è uguale a M1 più il 20% di M1, giusto? Allora io posso scrivere che M2 è uguale a M1 più il 20% è 20 diviso 100, giusto? Quindi M1 quinti, perché 20 diviso 100 fa un quinto. Se faccio la somma, quello che ottengo è che M2 è uguale a 6 quinti di M1, giusto? Ora, qual è il giochino? Ho ottenuto questo, ma io voglio avere informazioni su loro due, giusto? E allora quello che faccio è andare a scrivermi C2, ok? In funzione di C1, in modo poi da ricavarlo. Cosa intendo? Io so che C2 lo posso scrivere come C, che è la capacità, il calore specifico, per M2, giusto? Ma io so anche che M2, l'ho appena scoperto qua, è uguale a 6 quinti di M1, giusto? Però pensateci un attimo. Se faccio C per M1, che ottengo? C grande 1, cioè il calore, la capacità termica della prima bottiglia. Quindi avrò 6 quinti che rimane fuori. M1 per C fa C1. Quindi ho ottenuto questa relazione. C2 è uguale a 6 quinti di C1. Vedete che è un problema con le equazioni, fondamentalmente. E adesso ho praticamente finito, perché sapevo che C2 meno C1, cioè la differenza, è uguale a 90 joule Kelvin. So che C2 vale questo e quindi al suo posto sostituisco questa grandezza. Quindi guardate cosa succede. Avrò 6 quinti C1 meno C1 è uguale a 90 joule Kelvin. E allora qui basta fare il conto. 6 quinti C1 meno C1, fatto come se fosse una differenza di monomi, viene fuori un quinto C1 uguale a 90 joule su Kelvin, e quindi di conseguenza C1, se faccio i conti, devo fare 5, perché moltiplico tutto per 5, per 90 joule su Kelvin, quello che ottengo è che C1 è 450 joule su Kelvin. C2 ovviamente lo ottenete risolvendo questa e sostituendo al posto di C1 450 joule Kelvin, ma C2 sarà ovviamente più grande di 90, ok? Fa 540, se non sto a scriverlo. E questo risolve il primo problema. Poi, andiamo a vedere il 54, dove ci dice, questo è secondo me più facile. Trasferiamo una certa quantità di calore, Q, okay,
a 1 litro di acqua che si trova alla temperatura di 15 gradi Celsius, quindi la temperatura iniziale 15 gradi Celsius. La capacità termica dell'acqua, C, H2O, ce l'abbiamo, ed è 4186 joule Kelvin. Calcolo la temperatura finale dell'acqua. Allora, a noi serve trovare T finale, questo è un problema classico. Pensateci, se io ho la temperatura iniziale, per trovare la temperatura finale mi basta trovare l'aumento, ovvero per trovare T finale mi serve trovare delta T, perché se trovo delta T lo sommo a T iniziale e trovo T finale. E allora pensate a quale relazione conosciamo. Noi sappiamo che Q è uguale a capacità termica per delta T. E allora guardate, io la capacità termica ce l'ho, me la dà il testo. Conosco anche il calore iniziale, me lo dà sempre il testo, così riesco a ricavare delta T. Quindi delta T sarà uguale a Q fratto C. Se sostituito al posto di Q i valori, facciamolo giusto perché, quindi 2,5 per 10 alla 4 joule fratto 4186 joule Kelvin. Giustamente i joule si semplificano, rimane 1 su Kelvin, che andando al numeratore vi dà Kelvin, mi viene fuori 5,98 Kelvin, che quello che troviamo sono, se vogliamo poi fare il conto più semplice, sono circa 6 Kelvin. Ok? Ora, come vi dicevo, la differenza di temperatura, o che la scriviate in Kelvin o che la scriviate in Celsius, è la stessa cosa. Quindi questi sono circa 6 gradi Celsius. Quindi la vostra temperatura finale sarà la temperatura iniziale più delta T che avete trovato, ovvero quant'era? 15 gradi Celsius, temperatura iniziale più 6 gradi Celsius, e quindi 21 gradi Celsius. Ok? Poi proseguiamo con il problema dopo. Un cubo di acciaio di massa 8,0 kg e lato L 10 cm si trova alla temperatura iniziale di 19 gradi Celsius. Voi riscaldate il cubo all'interno dov'è che è? Di un forno e al termine i lati del cubo si sono dilatati di un delta L, che è 0,10 centimetri. Conoscete anche la capacità termica, che è 3616 joule Kelvin. Ora, calcolo la temperatura finale del cubo di acciaio. Allora, qui potete ragionare. Uno potrebbe ragionare con la dilatazione volumica, ma basta quella lineare, no? Perché sapete che ogni lato si dilata allo stesso modo, quindi conoscete un delta L. Ma cerchiamo di impostare il problema prima. Allora, voi volete trovare la temperatura finale, no? Sapete che c'è una certa dilatazione da una lunghezza iniziale, conoscete il materiale. Se volete trovare la temperatura finale e avete la temperatura iniziale, probabilmente, come nel problema precedente, vi serve la differenza di temperatura, cioè il delta T. Ora noi sappiamo, lo trattiamo come un problema di dilatazione lineare, no? Lungo ogni lato del cubo. Sappiamo che delta L è uguale a L0 lambda delta T, giusto? E guardate un attimo, io delta L lo conosco. L0 anche, delta L, questo è L0. Lambda lo ricavo dalle tabelle del libro, scriviamo invece meglio delta T. Delta T non è altro che temperatura finale meno temperatura iniziale. A me interessa la temperatura finale, giusto? Quindi faccio un po' di conti. Delta L uguale a L0 lambda T finale meno L0 lambda T iniziale. A me serve la temperatura finale, quindi risolvo l'equazione. Avrò delta L più L0 lambda T iniziale, ok, uguale a L0 lambda T finale. Divido tutto per L0 lambda,
e quindi ottengo che T finale è uguale a delta L, ok, più L0 lambda T iniziale fratto L0 lambda. Se voglio scrivere in modo più carino la formula, divido proprio L0 lambda, ogni termine per il denominatore, quindi mi rimane delta L fratto lambda L0 più T iniziale. Ora vi risparmio la fatica di cercare lambda, perché la lambda vale 12 per 10 alla meno 6 gradi Celsius alla meno 1. Se sostituite dentro delta L, 0,10 cm, e i 10 centimetri li convertite in metri, non servirebbe qua, ma fatelo per abitudine, ok? E ci sommate la temperatura iniziale di 19 gradi, quello che salta fuori da questo conto dovrebbe essere 850 gradi Celsius. E questo è il primo punto. Poi dice calcola il calore assorbito dal cubo nel forno. Da questo è più veloce. Voi sapete che il calore assorbito o il calore ceduto, a seconda di cosa succede, è capacità termica per delta T, ok? Sempre espresso in Kelvin, vi conviene. Anche se, ripeto, differenza di temperatura o in Kelvin o in gradi Celsius non cambia niente, perché un Kelvin corrisponde a un grado Celsius. Quindi qua quello che andrò a fare è al posto di C metto 3616 joule Kelvin per la temperatura finale, cioè 850, scusate, 850 che è la temperatura finale meno la temperatura iniziale che è 19, e visto che ho un delta T posso metterci Kelvin. E anche qua, se fate il conto, vi dovrebbe uscire questo qua, che è il risultato corretto.